L'altro giorno stavo guardando l'andamento delle azioni di Apple e mi sono soffermato sulla sua capitalizzazione di mercato. Più di 2.000 miliardi di dollari. E viene un po' da ridere al confronto con quella di tutta la borsa italiana, che non arriva nemmeno a 700 miliardi di dollari. E se mettiamo la borsa italiana a confronto con le altre borse europee, la situazione cambia di poco. Il problema è che per qualche motivo in Italia le società spesso preferiscono non quotarsi. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi cerchiamo di capire perché alle società italiane sembra non piacere quotarsi in borsa. La capitalizzazione di mercato di una borsa è il valore di tutte le società quotate in quella borsa. E per calcolare la capitalizzazione di una singola società quotata, basta fare questa semplice moltiplicazione. Prezzo di un'azione per il totale delle azioni in circolazione, che sono tutte le azioni emesse dalla società e scambiabili sui mercati. Facciamo un esempio pratico. Prendiamo il prezzo per azione e le azioni in circolazione di Apple. Per le azioni in circolazione prendiamo il dato che ci fornisce la stessa Apple nell'ultimo report finanziario pubblicato. Adesso moltiplichiamo il numero delle azioni per il prezzo di un'azione Apple. Apriamo il sito del Nasdaq e nella barra di ricerca scriviamo il ticker di Apple, cioè AAPL. Eccolo qui. Moltiplichiamo le azioni per il prezzo di Apple. Fatta la moltiplicazione, questo è il risultato. Ovviamente, se vedete questo video a un anno dalla sua pubblicazione, i prezzi saranno sicuramente altri. Però abbiamo visto il procedimento, così potrete farlo anche da soli. Vediamo se abbiamo fatto bene i calcoli. Proviamo a chiedere a Google quant'è la capitalizzazione di mercato di Apple. Questo è il risultato. Come vedete, coincide. Per farci un'idea di questa cifra, proviamo a fare un confronto con quella della borsa italiana. La borsa italiana a inizio 2023 ha una capitalizzazione di mercato di 626,2 miliardi di euro. Secondo i tassi di cambio di oggi, sarebbero circa 682 miliardi di dollari. Quindi Apple da sola ha una capitalizzazione di mercato che è quasi 4 volte di quella di tutta la borsa italiana, cioè di tutte le società quotate in Italia messe insieme. Scusate, forse ho esagerato, perché da una parte è ovvio, la borsa americana è la più grande al mondo, infatti nemmeno ve la dico la loro capitalizzazione totale, la lascio qui a schermo. Cioè, avete capito di che cosa stiamo parlando, sì? Non c'è paragone. Il motivo di questa differenza è che negli Stati Uniti la maggior parte delle società si rivolgono ai mercati per reperire capitale. Si dice che sono un sistema mercatocentrico. L'Italia, al contrario, è tradizionalmente un sistema bancocentrico. Cioè le società preferiscono rivolgersi alle banche se hanno bisogno di capitale. Ma prima di andare avanti con la nostra storia, vogliamo presentarvi Scalable. In realtà, se siete dei veri fan di Starting Finance, questa non è la prima volta che sentite parlare di loro. Ma questa volta vi vogliamo parlare del tasso di interesse che offrono sui conti deposito. Cioè, vi pagano per tenere i soldi sul conto. Dal 1 febbraio del 2023, chi si iscrive sulla piattaforma ha il 2,3% di interesse sui soldi depositati. Per esempio, mettiamo il caso di avere 30.000 euro fermi sul conto corrente e di spostarli su Scalable. Dopo un anno, tolto il costo della piattaforma, avremo guadagnato circa 50 euro al mese o 600 euro all'anno. Sembra poco, ma questi soldi possono essere reinvestiti per sfruttare l'effetto composto. Infatti con Scalable, oltre ad avere il tasso di interesse più alto sul mercato, avete anche zero costi d'ordine su azioni, ETF e PAC, i piani di accumulo. In più, il deposito su Scalable non ha vincoli di tempo, quindi potete ritirare in qualsiasi momento a costo zero. Se vi interessa approfondire questa offerta, vi lasciamo il link a Scalable in descrizione. E adesso torniamo a noi, dove eravamo rimasti. Ma quindi perché in Italia le aziende preferiscono le banche e i prestiti ai mercati e agli investimenti? Sicuramente c'è prima di tutto un discorso culturale. Le banche hanno sempre avuto un ruolo centrale nello sviluppo economico della penisola. I banchieri sono stati anche strategici, come Enrico Cuccia e la sua Mediobanca. Inoltre, la maggior parte delle società italiane sono storicamente quasi tutte a conduzione familiare. Quotarsi in borsa significa diluire le proprie quote a favore di investitori sconosciuti che magari un giorno proveranno a soffiarci il controllo della società. Almeno questo è il pensiero che potrebbero avere alcuni italiani. Quindi nell'ottica tipica italiana, meglio crescere più lentamente, mantenendo tutto il controllo nelle proprie mani. E poi ricordiamo che la maggior parte delle società italiane sono piccole e medie imprese che forse nemmeno hanno bisogno di reperire grandi capitali come società tipo Apple. O addirittura magari non ce la fanno proprio, o non sanno come fare. Comunque, negli ultimi 30-40 anni, più o meno, sempre più società italiane hanno deciso di quotarsi. Cioè, guardate la crescita del numero di società quotate in Italia.
Italia negli anni. Crescita che è avvenuta soprattutto dagli anni 80 in poi. Per esempio, dal 98 al 2008 si sono quotate 236 società, di cui 163 erano PMI. Ma il dato che ci fa capire che alle nostre imprese generalmente non piace quotarsi è questo. In Italia ci sono 1876 società che hanno caratteristiche simili a quelle già quotate e che quindi potrebbero benissimo quotarsi in borsa, ma non lo fanno. Di queste 1876 società, quasi la metà sono imprese familiari. E nel resto dell'Europa? Le imprese preferiscono le banche o i mercati? Anche in questo caso dipende dal sistema finanziario del paese. Ad esempio, la borsa tedesca ha una capitalizzazione di mercato che sfiora i 2000 miliardi di dollari, poco meno di Apple. Da questo si può intuire che anche la Germania è un paese bancocentrico, anche se le stesse banche hanno più controllo sulle società. E in Francia? Anche la borsa di Parigi supera i 3000 miliardi di dollari di capitalizzazione, battendo così quantomeno Apple. E tra tutti questi, il paese più vicino a noi, tipicamente mercatocentrico, è il Regno Unito, la scoperta dell'acqua calda. Ma allora mi chiedo, è meglio affidarsi alle banche o al mercato? Questo lo lascio a voi, che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!